Inaugurata quest'oggi alla presenza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci la palestra Ricciardi. L'impianto sportivo, situato nell'area del campo scuola del quartiere Salinella, sarà di nuovo fruibile dopo l'importante intervento di riqualificazione. L'intervento riguarda soprattutto gli impianti antincendio ed elettrico, i corpi illuminanti, il parquet e i locali di servizio con due nuovi bagni. Riqualificate anche le aree esterne. Destinata alla funzione di palestra d'allenamento, anche in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo, rientrerà nel progetto generale di riqualificazione del campo scuola. Previsti anche l'avvio di altri cantieri, compresa una pista di pattinaggio. Reinvestiti nel progetto parte dei fondi provenienti dalla produzione Netflix del film Six Underground, girato nel capoluogo ionico. Un momento storico, ha spiegato il sindaco, soprattutto in virtù dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La speranza, ha aggiunto, che supereremo questa crisi stando nelle regole. Dobbiamo vivere, dobbiamo andare avanti e prepararci per quando usciremo da questa crisi, da questa pandemia. Peraltro sono lavori che insomma, hanno visto la loro progettazione, il finanziamento ovviamente molti mesi fa, quindi oggi semplicemente manteniamo fede a un impegno che avevamo con i cittadini, con questo quartiere. Questa è una zona che fino ai Giochi del Mediterraneo subirà altri interventi molto radicali, però ecco, riconsegniamo un pezzo di storia a tanti sportivi, a tanti appassionati tarantini. Penso che sia un bel segnale anche di speranza. Insomma, noi continuiamo a lavorare anche in questi giorni su tutti i fronti. Tutti gli interventi che stiamo facendo anche nelle periferie che per troppi anni erano state dimenticate o derubricate, come dire, a bacino elettorale solo in alcuni momenti dell'anno sono passati. Sono passati, c'è adesso una centralità, insomma, di questi territori. Devo dire che, e approfitto per ringraziarli, sono qui i nostri dirigenti, i funzionari, tutti quelli che stanno lavorando a questi progetti, hanno sposato con grande passione anche questa idea di questa nuova Taranto che si affida anche a un modello di sviluppo differente, alternativo. Intorno allo sport c'è anche tanta ricaduta economica, non soltanto in termini di cantieri, ma di tutto l'indotto che poi si genera intorno alle competizioni, piuttosto che al mondo associativo. E insomma, siamo ormai su questo percorso stabilmente, non ci ferma ovviamente il coronavirus, incrociamo le dita per eventuali lockdown, per eventuali cantieri che possono rallentare, ma la programmazione va avanti. Stiamo raccogliendo i frutti di 2 anni di intenso lavoro.